Ok, eravamo qua, stavamo ragionando sul fatto che prima l'Elle Schnorn effettivamente vogliamo essere sportivi, ma è stato un colpo abbastanza fortunoso per il nostro avversario. Ho visto Black Lotus due volte in due partite. Vabbè, tiri Elle Schnorn in un verde nero con un Black Lotus. Sei forte. Vabbè, match 3. Magic è anche questo. Il nostro avversario è rimasto a fumare. E io quasi quasi andrei con lui. Aspettiamo che spenga la paglietta. Ok, finita la paglietta, il nostro avversario, partiamo per primi. Would you like to mulligan? No, partiamo per secondi. Una terra per colore, Goblin Guide, Tittering Peaks. Sì, dai, ci sta. Aia, Gerarca Nobile, molto male. Molto male. Anche Terra Gerarca, però, è una partenza fortissima. Allora, ok, Goblin Guide, via. Diamogliene. Bisogna vedere cosa mette giù. Worm Coil. Sì, adesso è un palo. Guarda, A meno che non giochi Black Lotus. adesso un bel Arc Sì, Trail. lo pesca. Lo pesca adesso. No, 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 solo la terra Guarda, un bel entra. Arc Trail, guarda. Viene una figata un Arc Trail adesso. Verde blu. Brutto archetipo. Ah, però. È un rampone, eh? È un rampone, è un rampone. Non so se riusciamo a fargli abbastanza danni in freccia. Pure di no. Sì. Dai, Art Trail, siamo fortissimi con Art Trail. O mettiamo giù il Sì, 3-1. no, facciamo il 4-2. Io andrei sul 3-1 volare, sinceramente. E poi la terra che tanto entra di più di. Oh, aspetta. Però adesso puoi anche pensare di fare terra tappata e demonietto. E satiro. Sì, che non è rapidità, però. O mettiamo giù il 3-1, che al prossimo turno sono 3 danni volare che entrano. Lui potrebbe anche scartarci la spada anche. Dopo c'è la spada da mettere. Ora sì, io farei così, Tittering Peaks e Demonietto. Sì. Ah, su di lui. Ah, puoi anche bersagliare, ok. Non parerà mai. Se li tiene cari tra due turni ci tira un Wurmcoil. Eh sì, eh. Comunque vedi, stiamo male, se mette giù Wurmcoil abbiamo già finito, eh. 6-6 lifelink, non facciamo Sì, più è già niente. finito, senti un Wurmcoil. No. No. Lui prende 6 vite ogni volta che dice attacco o paro. Abbiamo dei volanti noi, però No, dobbiamo. noi dobbiamo sparare i rampanti. Abbiamo un Batman che ha detto. Chandra, non riusciamo a tirarla? Niente, se non vediamo un botto ci prendiamo un bel Wurmcoil nella schiena dopo. Toooooooo! Beh, abbiamo Chandra, dai. Mi ha la fenice. Questo è buono. Fenice. Sì. Fenice. No. No, Trun ti blocca tutti e due, Trun. Sì, Fenice. Fenice. No, esatto, noi dobbiamo correre perché sto qua è un verde. Quando comincia con le bestie, noi abbiamo già finito di giocare a Magic. Esatto. Merda, se Però vedi, abbiamo non sei abbiamo danni. fatto. Vabbè, abbiamo trovato dei mazzi abbastanza ostici per noi. Però non era. Boh, non mi convince il nostro mazzo al 100%. Abbiamo fatto dei rosso-neri più belli. Noi, vedi, appena c'è una minaccia di là, andiamo in cagona. Noi è proprio un cazzo di Red Dead Queen. Sei forti i primi 3 turni. Basta. Finito. Vabbè, adesso non è che possiamo sempre C'è il vincere il botto, cubo, raga. eh. Noi C'è il botto. Comunque anche. possiamo sparare Spariamo un l'esarca. rampino. Sparare l'esarca e giocare altri uno volare. Io Oppure no, facciamo uno su questo e lui. spariamo. Che lo pompiamo subito, Sì. eh? Dai, ci sta. Spariamo l'esarca. C'è puzza di counter, dici? Sì. Ah, un blu. Mana Drain. No! Da due? No, 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 adesso lo spariamo, però a pelo, eh. A pelo però. Perché? Pesca terra ce lo lancia. No. Ne ha due? Ah sì, se pesca terra sì, ce lo tira. Attacca con la fenice e speriamo bene. Comunque vedi. Perché? O li sappiamo un da. Potremmo stappargli due danni comunque sto turno. Attaccando con tutto. Ah. Poteva essere un'idea perché comunque. Noi ci prendevamo 4 danni però, eh.
Lui questo lo parava contro un, prendeva 4 danni. Ai ai ai. Eh sì, Worm Coil. Cazzo. GG. Siamo 2 danni, va 8. C'abbiamo niente. Cosa viene nel mazzo? Spacca artefatti. Abbiamo quello che spacca side. Però vediamo una. Allora fammi pensare, 2 lui va, allora aspetta, 2 va a 8, poi attacca con Worm Coil, va a 14, se noi mettiamo Chandra, dobbiamo mettere spada, gli spari rampino comunque, va a 14, poi gli facciamo 6 danni tutte le volte, spada è l'unica cosa che potrebbe darci. È difficilissimo portarla a casa adesso, però spada mi sembra quella che possa far più differenza. Ah sì, eh sì, ci è rimasta solo questa soluzione. Che lui ha un Worm Coil, quando sei tutte le volte. Lui. No, il problema non è che ci fa 6, ma che guadagna 6. Quello è il problema. Adesso lo ribilanciamo. Se questa non la cava, gli facciamo 6 danni anche noi. Lui guadagna 6, noi facciamo 6. Però c'è un Trun che ci chiama la. Però un Trun che adesso ci ara le creature. Oh, 2 più 2, 4 più 2, 6. Poi magari corriamo col pescaggio da vedere il removal qua. Lo prendiamo? Lo prenderei. Oh, sì. Teniamoli bloccanti per adesso. Mm? Lo userei anche per fare dei danni volendo quello lì. Sì, è vero. Strappano danni. Che non riusciamo no. A giocare al 3-1. Volare. Facciamo così allora. Diamo mana open. No. Cosa tira? No. Non può canterare. Magari rimbalza. Esatto. Niente. Vabbè. Ok. Siamo un pochino demoralizzati. Ecco. 70 drop a 1. Comunque è un draft non fortunatissimo, perché noi abbiamo 5 drop a 1. Sì, tieni. La teniamo? Sicuri? C'è già che gli spara rampino? Ok. Dopo spero di va bene. Bene. Va bene. Comunque tutte le volte che partiamo di Goblin Guide perdiamo. Siamo forti. Goblin Guide porta sfiga. Un goblin porta sfiga. Quello che hai in mano non è una lampada in realtà, ma è un porta sfiga. Oh, hai ragione. Però perde tempo lui. Ah, perché deve dare l'ok anche lui durante il nostro turno. Paglia fumo sto ragazzo qua. Tantissime. Sì, prima c'era solo Worm Coil che ci fermava comunque. Cos'è? Una cosa che dà tre mana. Quando la sacca? Che lui possa già fare Trun lo è meno, però no, non può farlo, calcolando che i nostri avversari vedono sempre le solite 10 carte. Suppongo che in mano abbia un Worm Coil che il turno dopo ci tirerà. Abbiamo messo una terra in più questo giro? Si è no. Fatta sentire se no, l'abbiamo messa. No, okay. No, non l'abbiamo messa. No, niente, è un draft che gira male questo qua. Sì, neanche da 16 terre, abbiamo già fatto 3 pescati di terre. Niente, dai, è un draft che va così, un po'. Non è sotto la buona stella. Un monolito di basalto. Oddio, questo c'ha gli Eldrasi, sicuro. No, questo ha gli Eldrasi. Sì. Grande, il nostro porta sfiga. Vai, aggredisci, o goblin. Tu. Goblin Guy di quarto turno, che bello, un 2-2 al quarto. Sì, e pesca terra, sì. Dai,
Dai, viva il cazzo, sì. Scrivi un yen nella chat, ci starebbe. Mamma mia. Ma se stia male? Ha già 9 mana lui. Cioè, volendo può tirarci un Kozilek. Ulamog, tipo quello lì ci sono anche. Kozilek che ha 10, no? Eccolo. Dai, dai, tiraci Kozilek. Kozilek, Kozilek. Un Muldrift, Ermo, dai, no. 2-2, cos'è? No, le Furab. Le Furab. Due danni a una creatura e uno lui volendo. Sì. 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 Per rifare un cazzo. Poi vediamo solo delle maledette terre. Ti sei lamentato due partite, adesso che ti accontento. Esatto. Ho scelto bene? Boh, sembra di sì. Boh. Beh, al massimo mi schicchiamo. Sbadabim. È andato bene. Ci ha neanche chiesto come volevamo spartire i danni. No. Ci volevo fare due danni a lui. Esatto, cioè. Probabilmente ti ha chiesto dove vuoi. No, perché due danni al primo bersaglio e uno al secondo. Sbam. Sbam. Turno dopo Inferno Titan. Sbadabim. Sbadaboom. E lui fa Kozilek. Anzi, Ulamog adesso. Vai. Costa 11 o 12 Ulamog? 11 mi sembra. Sì, anche a me. E ci spacca il Goblin Guide. Eh sì, guardalo, guardalo che arriva. Sbada boom. No. Kozilek, dai. Ulamog. Dai, tira Ulamog. Kozilek. No, adesso. Niente. Ha detto no, aspetta che aspetto ancora un attimino. No, dai, insomma, tira Steel Drive. No, il palincrono. Cosa vuol dire che fa il palincrono? Dai, buh! Glielo scrivo, volevo Kozilek. Ok, stappi. Va bene. E adesso che hai stappato, cosa accade? Lo riprendi in mano. Lo riprendi in mano, poi... L'ho messo su un palino, basta, che mi sa che non fa più niente comunque. Lo riprendi in mano e poi non riesci a ricastarlo. Oh. Ho messo un 4-5, basta. Ora sai cosa facciamo noi? Attacchiamo. Che terra comunque, rega. Attacchiamo, se vuoi vedere delle terre. Attacchiamo, lui ce lo para e gli spariamo con il titano rosso. Magari non para. No, sicuramente. Preoccupato, dici? Eh sì, di ragazzo, un 4-5 volare mi tira un 2-2. Vabbè, se abbiamo un fulmine tu. Infatti proprio del botto. Ah, lo para, ci casca il ragazzo. Nel caso di botto ti riprendo in mano. Ma riprenderlo in mano, siamo felici. Spariamo a lui, quasi quasi, invece. Ma sì, infatti. Sì, spererei a lui, spererei, eh. Ma sì, ma spariamo a lui. Sì. Adesso fa mana drain, rega. Ha 6 mana da usare, guarda, Boom! Mana drain. Mana drain. Mana grande! Dio santo, grande! Cazzo! Così ti voglio. Così, come concedi? Solo perché in mano hai 3 terre e lui ha giù un 4-5 volare? No, no, sono in mana che ha nella pool che mi spaventa, no. Ah, lo tirava prima, se l'aveva, dai. Magari c'ha Embracur, che non ci riusciva prima. Adesso invece penso che ci riesca. Sì, 6, 5, 1, sì, sì. Grande, Embracur. Embracur. Dai, dai, tira un... Cosa, che senso ha accumulare così tanto mana se non tiri un Eldrazi? Allora. Ne ha presi 3. Cos'è? Un 4-4? Dai, che brutto disegno. Non c'ha gli Eldrasi. Adesso glielo scrivo. Where, io scrivo where are. Eldrasi. (Ride)
Next turn ti scrive. E ciao. Ah, visto che c'è la combo, poi ci ha fatto, fatto un piacere, ci ha fatto, lì è gioca. Chiude la combo, però mi sa. No? Sì, perché gioca con turno in più e rimescola la mia giocatore, rimescola la propria mano, rimescola sette carte e più gioca un turno in più lui. Abbiamo un titano nero adesso. Comunque siamo andati contro, abbiamo beccato due mazzi abbastanza tamugne. Se beccavamo uno di quegli aggrini che di solito becchiamo, magari ce la giocavamo di più. Cazzo, noi porci facciamo veramente fatica a tenerli con questo mazzo. Sulfuric Vortex anche, io tirerei Sulfuric Vortex. No, c'era nero. Fai uno, due, tre, fai questo e Sulfuric Vortex. Sono due danni garantiti a turno. Qua se ne frega, tanto noi siamo a 20. Ah, ma c'è Vaga adesso, O ci fa... Andiamo a 15. Ma sì, perché è babbo, lui comunque poteva farci più danni, no? Non mi ha detto che c'è 3. Io giocherei titano nero, raga, che... Ok. Dopo lo attacchi, metti un po' di... Può far paura. E lui ci tira a Pival. Così abbiamo tirato tutti i titani. Uno è stato counterato come un povero stronzo. Non usare la palude, usa quello lì, bravo, così giochi anche il cracker. E poi non so, lo usi neanche scatenandolo quasi quasi. Perché non... Cos'è? Perché come mi ha fatto gestire il mana? Aspetta. Ma... Ah, rega, questo ci dà mana doppio. Ci dà mana doppio a tutti. Eh sì. Ma facciamo tutto. Votiamo la mano in gioco. Sì, sì, alla grande. Ma la vigliacca, d'un Giuda. Sì, abbiamo 6. Rega, facciamo tutto. State rilassatissimi. No, perché? Non sto guardando che cos'ha. Cos'ha? Il secondo, quello lì. Questo cosa fa? No, distrugge un taglio segnalino, distrugge un cattesimo. Però due danni si riprende. Abbiamo un magma jet anche da tirare, Su l'esarca? Abbiamo questo se non da tirare. Sul volante 2-2. Abbiamo 2-3. Che però tirerei. Sì, sì. Però da esaltato. È un danno. Vabbè, un danno, questo ci uccide il Nighthawk. Attaccando. Sì, ma sono due danni. Facciamo così, sì. Se no facciamo lui? Facciamo un Cackler. No. Perché no? Dai. Cackler. Vai, Cackler, via. Scatenato no? Sì. Maletta. Come no? Non lo so, ma scatena, c'è. Ma che cazzo me ne frega, stiamo a fare i tecnici? Dai, cioè. Hai ragione anche te. Parti testa qua. Dobbiamo andare giù. Dobbiamo giocare alla non so fare a giocare a Magic. Ormai. Sì, facile. Ma se fa nato Time Twister che ci fa sottotitoli. Il cambiare la mano sono contento così quasi. Madonna. Gli vediamo 7 carte con quello là che da mano doppio. Sono felicissimo. No. No, e vai. Parti. Intanto il Drasti non ce li ha. Ed è buono. Però ha tappato molto l'amico. Potrebbe avere un Blightsteel Colossus, tipo. Vabbè, fa mani infiniti. Si è beccato qualcosa con Storm, vince, dai. Sì, anche se dice con Storm, non so. Sì, con questo che era doppio in mano fa mani infiniti. Adesso può far tutto. Una miscattery Hydra ci tira da 3000. Tipo, che figata. Mi scatta l'idra così. Mille travolgere. Oh, che bello. No, non è travolgere. Credo di sì, No, a protezione da blu. Non è travolgere. Mi scatta l'idra. Non lo so. Sì. E noi glielo lasciamo fare. Siamo curiosi noi. Siamo curiosi. No, devo dargli l'ok tutte le volte. Ah, va. Cos'ha quello che macina 3? No, è blu. Nero c'è coso? Quello di Ant, Tendrils.
Ce ne sono due o tre. No. Cioè con Cocatrice potevi far vedere, guarda su questa, ok. Ok, vediamo cosa fa, vi risparmiamo di vedere tutta la cosa. Ok, ha messo giù un Garruk. Ma vediamo qual è il suo piano. Non utilizzare, discard, no. Compulsive Research, no, non la fa lui. Scarta, pesca te, scarta due, meno che non scarti una terra. Sì. Sta andando a cercarla. Se noi andiamo avanti, quante possibilità abbiamo? Ma non stiamo mica male. Abbiamo 6-6 di attaccia. Lui non ci deve parare in blocco. Con cosa ci uccide? Abbiamo un 2-3 di attaccia. No, non stiamo male. Se non, ve... se non chiude, no, no. Se non chiude la, se non chiude la combo, non stiamo mica malaccio. Quel Garruk là cosa fa? Stappa 2, mette un 3-3, fa un overrun. A meno 4 fa overrun. Più 3 più 3 travolgere a tutti. Che può fare male? No, quello lì adesso lo andiamo a scardinare. No, sì, perché però ha già fatto l'abilità questo turno. Ma col Vorno non può più. Vabbè, lui ce lo può spaccare. Volentieri, guarda, ci starebbero. Avrà quella che fa Storm, dai. Non lo so. Ok, non ha chiuso la combo, però ci ha messo lì un Wurmcoil che a noi dà molto fastidio. Allora, abbiamo il volante, lo para con palincrono. E poi se lo rimbalza. Ok, praticamente questo lo mandiamo alla morte, a no, caso. Questo sta in blocco per il Wurmcoil. Sta in blocco per il Wurmcoil quello lì. Con questo non possiamo attaccare. Si schianta contro il Wurmcoil. Se noi attacchiamo con questo, lui lo fa schiantare col Wurmcoil. Prima ci spacca questo. E quindi lui guadagna 6 vite. Va a 18. Noi facciamo due zombie. No, lui prima di bloccare, toglie, spacca. E... io sparerei con Magma Jet sul suo Garruk e poi farei Scry 2 e devi farlo subito prima. Faccio, che lui perché possa... subito? Perché sennò fa l'overrun magari e potrebbe fare, facciamo dopo. Adesso attacchiamo Garruk con cosa? Questo e lui te lo para con Wurmcoil, però no, ce lo para per forza con Wurmcoil, però cosa facciamo? Lo facciamo lì, lui fa overrun, gli spari e passi? Sì, esatto. Non fai due zombie? No. Boh, si ha tanto controllo però con un mazzo che non dovrebbe. Però attaccare lei che sarebbe controproducente. Però, potete attaccare, però cioè non dico. Allora, cosa succede? Lui para e muoiono. Lui fa 2-3-3 e noi 2-2-2. Uguale. No, uguale no, perché su c'è un 3-3 dettaccio, un 3-3 dettaccio. No, infatti non è uguale. È peggio, cioè il nostro, noi chiaro. Abbiamo una minaccia in gioco adesso che è il titano. Va bene. È l'unica cosa che può farci. No, no, ah sì, dopo li devi ridirigere. Esatto. Solo uno ne basta di mano. Di sì. Che palle giocare a controllo con un rosso nero. Mi viene il vomito. Mi viene il vomito. Garg 3? Yes. Vai. No, visiterai tutti e due sopra. A manetta, prima spada però. Ma, vuoi meglio pescare due? Tipo spada fai un bianco 4-5 rosso. La metto sul netthook. Figa, sul netthook è forte la spada, perché prendo... ah no, però blocca Dio caro per sempre. Scusate per la bestemmia. No, c'è il death touch però. Però la va sul coso. Ma lui col palindromo? Sì, però la spada la metti sul titano, poi attacchi con quello lì e il netthook. No, anche perché lui tra due attacchi ci apre. Se prendiamo confident. Sì, sì, ora vai spada prima. Confident si fa solo bel danno. Sì, infatti si può stare. Allora, Dark Confidence sotto? Sì. Vabbè. Sì, parecchio. Prepariamoci un altro turno di 5-6 palindromi tirati.
Ma perché lui deve fare? Adesso glielo chiedo, perché tutti voi pro player del cubo dovete tirare il palincromo 7 volte senza fare niente? Che hai previsto? Ah, cazzo! Ci spacca la spada questo, eh. Ci spaccava la spada. Ah, ne ha uno solo? Siamo fortissimi allora. No, non è così forte quella creatura. Ma che sei bella, eh? Mi piace quella creatura lì. E adesso attacca col Vroom Coil. No, non può attaccare con Vulcoil. Perché Perché no? pariamo col Nighthawk? Infatti, Nighthawk per noi. Dopo la spada non entra più, eh? La spada va Titano? su Titano e poi attacchiamo. Se lui paria un Cackler? blocco. Oppra. Questo qua non ci voleva, dai, però. Posso bestemmiare? No. Vabbè, tanto è perso Si sto. rigenera col detach, vero? Eh sì. E la spada non dà No, più quelli da quelli stanno a verde. cav più quelli. Titano a cav più. Vabbè, Però sì, giustamente, equipaggio titano faremo milioni di zombie, raga. Perché te equipaggio titano attacchi, lui comunque separa. dovevamo giocare a terra dopo che eravamo fortissimi. Allora, aspetta. Attacchi con Titano, fai l'8-8. Lui comunque Vabbè, separa. con Vulcoil. Muore sullo. Ah, ne ha detto anche il suo, porco Giuda. Eh sì, eh. No, attacchi col Vampire Nighthawk. Fai un Para col 4-5, para col palincromo, lo tiene in palincrono. mano prima di definizione dei danni. Che due marroni. Pensare. Si va a top deck teoricamente adesso. Ma sì, Noi ma top io non deck ci so siamo che. cagare. Abbiamo un titano Molto. rosso, no? Sì. Abbiamo già giocato, si è già ribattuto la partita a A mezz'ora. chi lo equipiamo? Facciamo un 4-5 o un 8-8? Boh, facciamo. Un 4-5? Se deve un 4-4 attacchi. E Poi lo spostiamo con uno zombie. lui però para con palindromo. Sì, lui para col palincromo e lo riprende in mano. È l'unica. Oh. Noi perdiamo creatura. No, non perdiamo creatura però. No, Equipaggiamo titano, attacchiamo con pure para contro uno e spadato. rigenera. Uguale. Attacchiamo con titano spadato e vediamo cosa succede. Ah, ma lui ci rompe. Lui adesso si è barricato, fa overrun e ci apre il culo. Vabbè, abbiamo perso questa. Dai, va bene, giochiamola così alla spera in Dio. Sì, lui ti dico cosa fa. Lui fa palincrono. No, lui pare e rigenera. E lui dopo entra che non abbiamo più il titano. Però abbiamo due zombie. No, io sarei in blocco. Ah, hai 4 zombie? Però Sì, due zombie. questo ce lo sacca, secondo Boh. Tanto raga, è andata sta partita, eh. Sto pensando come la possiamo portare a casa. Sì. Boh. Ah, forte Yu-Gi-Oh! Dai, va bene. Il pischialto si inventa cosa fa la carta sul momento. Chi è un Garruk? Ah, ma è vero che questa se te c'è quello. Fa una baffa qua scritta in piccolo che te. Dai, mo Garruk che rigenera, dai. Vulcoil? Vulcoil? Vabbè. Sono fighe, Sono mamma mia, sono fighissime. fighe. Stavano 3 euro. Ne valsa la pena solo per vedere quelle pedine Vulnerabili in gioco, sono veramente belle. Due equipaggi in netto, sì, ci sta. Lui adesso usa Garruk, dopo fa overrun e vince di brutto. C'è un mazzo pallosissimo il nostro avversario. No, più che altro abbiamo un Verde mazzo, blu, abbiamo veramente un mazzo di merda noi. tattico. Abbiamo un mazzo di merda. Abbiamo fatto un brutto mazzo. Non esplode mai. Peschiamo male. Sì. No, non mi piace. Non ci siamo divertiti stasera. E vabbè, oh. Strip mine, grande. Ci spacca la terra doppia. Tanto vecchio, tutto quello che c'è nel mazzo noi lo possiamo tirare. Che cosa farai?
Vai, pesissima questa. Questa durante la fase di stap, ogni permanente che tu stappi gli dà più uno fino alla fine del turno. Diventa enorme. Diventa enorme. È fortissimo quello lì. Ad esempio, ho stappato due robe, adesso sono 3-3. Con il invincibile. Cosa? Col Garruk. No, con il palincrono. Ah, sì. No, no, all'inizio del turno. No, ogni volta che un permanente si stappa, ciao, diventa infinito col palincromo. Sì. Bellissimo. Poi da travolgere con Garruk che vince così. Rispetto. Che bella. Rispetto, rispetto, rispetto. Rispetto. No, voglio vederla, voglio che la faccia. Vabbè. Dai, dai. 24 terre, quattro volte il palincromo diventa già un 33. No, voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere. Dai, dai, dai. Faccela. E mi ha pescato terra nel frattempo? Weak Thrasher, strabello. Sì, mi ha pescato terra noi. Visto che siamo forti? Dai, vai, voglio vederla, voglio vederla. Facciamo vedere se ne sei reso conto della ai nostri spettatori questa cosa. Dai, dai, fallo, ti prego. Dai, dai, dai. Show me the big wave. Tracker, boom, tressa. Scrivi Merfolk, altrimenti. Bellissimo. No, dai, no, no, no. Sì, sì, sì. Dai, voglio vedere scritto qua tipo 100-100. Dai, dai, ti prego, fallo. Lo fa? Dai, fallo, dai. Lo fa, lo fa. Grande. Siamo 7-7, dai, dai. Ma perché lo sta facendo? Come fa a fare infinito con solo il... Succederà stacca di stappa? Stappa 3? Succederà e solo ristappa con quei tre stessi. Ah, è vero? Esatto, palincromo. Dai, dai! Palincron, io scrivo. Palincron, go, go! Bellissimo! Si gasa l'amico. Sì, sì, guarda che lo fa, lo fa, dai che lo fa, lo fa, lo fa! Dai, dai, palincrono. Cos'è che scrive? La faccina ha fatto. Com'è se gli facciamo uno storm? Distant. Minchia. Go, 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 go. Go, go, go. Che bello, Dio. No, good, dai, si sta tenendo, dai. Dai, fai col palincrono, dai. Cos'è che scritto? No, non lo sta facendo. Ha fatto la faccina, poi non sta usando il palincrono. Da quant'è adesso? Quanto è diventato? 18-18. Bellissimo. 2, 4, 6. No, 2, 4. 8, 10, 12. Non contarlo, Crackler, eh? Non contarlo, Crackler. Ah. 12. 12, 23, 25. C'è già. C'è rotto il cazzo. Ah, poi bastava attaccare anche solo con. Sbam. Sono. Sono enormi, cioè. Questo è uno tsunami di creature. Devi scrivere chapeau. Chapeau. No. Beh, perché devo scrivere chapeau? Tanto di cappello. Yeah, oi, cazzo è chapeau. Vabbè, dai, giusto così ce ne andiamo. GG. C'è poco da fare. È da pagare però il prossimo, perché questo non ci arriva, non ci viene il regalo. Non ce l'abbiamo fatta. No, io rega, scusate, se fate un'altra vi abbandono. No, sono le due. Sì, so, è tardi. Cioè, faccia le 4, se ne faccia di... un altro. No, ma anche perché martedì finita la pacchia, Oggi è l'ultimo giorno.
Meno 58 siamo andati. Ok, dai, beh, almeno vi abbiamo regalato una rata maestrale. Come che è così? Maestrale, tardi. Ok, dai, qui Goli Pecos, Bombe Casti per il Maglificio. Alla prossima.